a parte che da certo ci ho firmato la delega del CDU, ho detto che dovevo fare una relazione di sorgere e quindi non c'era. Ma mi sono informato presso gli organi, che sono stato dal segretario del Consiglio e allo staff che mi sostiene, non sono arrivate nessuna indicazione da parte del Teatro Sardese. Per cui non mi sono distratto, sono stato contento, che avevo dato comunicazioni al Consiglio e le comunicazioni che avevo fossero arrivate le dimissioni del consigliere, non le dimissioni dell'Antonio Pichese, del dottor Antonio Pichese, per cui voglio dire. Poi un'altra precisazione è doverosa, giusto per celebrare il caso dalla situazione di attività. Non esiste una polemica, esiste un gruppo di persone che cerca di mettere in campo la politica, toglie in mezzo ai personalismi, di dire di avere a cuore le cose di questa città, di dire di dover fatto appena di dovrebbe, di dire di avere speso professionali di impegno affinché ciò potesse avvenire e non di dire di aver passare in campo davanti a nessuno perché siamo abituati a una cultura politica o per cultura personale a non abbassare il campo davanti a nessuno e c'è chi in questa città purtroppo per cultura sono abituati a fare questo e speriamo che risaliscano e quindi in quella direzione ci muoviamo. Non esiste nessuna diatriba personale tra i vestiti che lo sappia perché eventualmente ci fosse nessuna conoscenza, esiste ancora il programma delle persone di livello della democrazia e quindi in questo caso esercitiamo la maggioranza, laddove ci dovessimo rendere conto che ciò non è possibile, poi fra le sue determinazioni di assumere la legge per rimanere. Questo è qua. Va preso atto del sindaco questa sera per la prima volta, pubblicamente il Consiglio Comunale, sta dichiarando da prima le consultazioni e verrà fatto. Questo è il mio lavoro personale, il consigliere Menzi, il consigliere Berna e agli altri amici di percorso a prendere atto che il sindaco finalmente fa le consultazioni ufficiali con tutti quanti, dopo una consultazione di dire a 50 giorni che non è mai terminato il comando per aprire un confronto e verificare se questa maggioranza debba o non debba essere rilanciata. Questo spetta innanzitutto al sindaco, in caso dell'amministrazione, e a tutti quanti quelli che ritengono di portarlo avanti. Detto questo, chiedo scusa al consigliere Mantegani, Renata Rotta, per la replica. Nando Dani, poi esagerare. Già non aveva fatto il peso. Sì, grazie. Non l'ha fatto. E per replica manderò i tempi dovuti alla replica stessa. A caro Pasquale Pugliese, io ti consiglierei di capire gli interventi politici che un rappresentante di un movimento politico sta facendo. Perché se tu fai la sinistra critica del suo intervento abbia fatto una demonizzazione dell'avversario o una questione personale contro te stesso, io penso che al movimento sinistra critica non abbia nessun interesse a fare delle questioni personali, perché è composto da uomini che dibattono democraticamente per arrivare a delle conclusioni politiche e in questo caso in virtù degli atteggiamenti di quella che è una componente politica, che sia della maggioranza o dell'opposizione. E quando tu mi includi nel concetto di giovani, come rappresentante giovane del Consiglio Comunale, è evidente che poi forse nell'ascoltare politicamente non si riescono a percepire delle cose. Perché io giovane, e quando mi riferisco ai giovani, mi sono sempre rivolto a coloro i quali hanno dimostrato di avere una mentalità giovane. E non di essere anagraficamente giovane, perché si può avere anche 20 anni
ma essere un precursore politico di una filosofia politica feudale che appartiene a questa città da anni, e quindi per me non è riconosciuto nel pacchetto giovane, per me come movimento sinistra critica. E siamo ben attenti a capire le analisi politiche che fa un movimento che diversi, gli uomini e donne che discutono su quelli che sono i comportamenti fatti pubblicamente o nelle stanze private, ma che comunque mancano di un'etica politica che un consigliere comunale, del quale un consigliere comunale dovrebbe dotarsi in quanto rappresentante della città. E quindi sia ben attento a capire che stiamo facendo discorsi su questioni personali e demonizzazione della festa. Noi abbiamo fatto semplicemente un'analisi di quelli che sono stati i comportamenti politici dei componenti, anche se si è dimesso prima di diventare persone dei conti e partecipare in maniera immorale, secondo noi, senza preservare l'etica della politica, alla votazione avendo un familiare che esista. E questa è l'analisi che fa, non su Pasquale Pugliese, ma sul consigliere Pasquale Pugliese, che dovrebbe rappresentare una parte politica di questo consiglio comunale. E siamo ben attenti a percepire fatti personali che non ci sono, per cui noi analizziamo la discussione e i comportamenti politici di tutti allo stesso modo e non abbiamo né preferenze né diffidenze personali nei confronti di nessuno. Noi siamo uomini e donne liberi soprattutto dai vincoli di contrapposizione fra uomini e donne, ma la contrapposizione è semplicemente etica, politica e morale.